quando abitavo a Napoli si giocava ovunque. Nei cortili, davanti a casa, sull'asfalto, sulla terra, scalzi o con le ciabatte, ma si giocava. La domenica dopo la messa sono tante le persone che vanno a vedere i tornei sportivi dell'oratorio. Sannino gioca bene. Dassi, sono venuto a Varese. C'era Borghi, c'era Sogliano, direttore sportivo. Mi ricordo Maroso, il Peo, allenatore. Di una squadra dove i giocatori erano questi: Arrighi, Chinellato, Muraro, Martina, Dal Fiume, Sabatini. C'era una bella squadra. Quando ho smesso di giocare, che è successo a 31 anni, la mia giornata iniziava qua. Timbravo il cartellino alle 5 e mezza e il mio unico pensiero era quello di dire: ma la mia vita poi sarà questa sempre? Calcia, porco Giuda, calcia! Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Un giorno, di nuovo sulla mia strada, ci fu un ennesimo colloquio con una città che è Varese. E io dissi: guarda, a me non interessa la categoria, a me basta lavorare. E da lì poi è nata la favola del Varese. Quando sono uscito da quel tunnel e sono andato verso la curva dei Cremonesi, erano talmente i passi veloci verso quella curva, tanto il grido di forza Varese, di questo grido, questo amore verso questa squadra, più forte di quello che loro potevano dirmi in quel momento che io andavo incontro. Quello che io ho vissuto, vorrei tanto che lo provassero tanti miei colleghi. Io tutte le volte che entravo dentro lo stadio mi sono sempre sentito importante, perché tutte le volte che entravo dentro lo stadio sentivo il calore della gente, come se fossi un giocatore. Io vado via con l'immagine di bambini, di donne, di uomini, di ragazzi che hanno pianto insieme a me. Questo vuol dire che hai trasmesso qualcosa e loro ti hanno trasmesso qualcosa.